Mezzanotte e 52 minuti nell'intervallo del film edizione Flash del telegiornale. In primo piano ancora l'emergenza immigrazione. Germania, Francia ed Italia hanno firmato un documento comune nel quale chiedono all'Europa di rivedere le regole in materia di asilo ed un'equa ripartizione dei rifugiati tra tutti i paesi dell'Unione. Della questione si discuterà a Lussemburgo il 4 e il 5 settembre. Intanto prosegue incessante il flusso dei migranti, drammatico l'esodo lungo la rotta balcanica, situazione tesa a Budapest, dove almeno 3.000 profughi, in gran parte siriani, sono accampati da due giorni all'esterno della stazione nella speranza di poter prendere un treno per la Germania. Le autorità ungheresi hanno bloccato le partenze dei profughi perché privi di documenti. Nel canale di Sicilia, intanto, 138 migranti sono stati soccorsi in mare, sono arrivati nel pomeriggio a Pozzallo. Ma in queste ore un altro paese europeo è al centro delle polemiche, infatti la polizia ceca ha deciso di marchiare i profughi, anche i bambini, in arrivo a Breclav con un numero scritto col pennarello sul braccio. Le foto diffuse sui social network hanno scatenato un'ondata di proteste in tutto il mondo. Sull'onda delle polemiche in queste ore le autorità ceche hanno fatto sapere che non applicheranno il regolamento di Dublino ai migranti siriani. D'ora in poi chi non accetta asilo nella Repubblica Ceca sarà obbligato a lasciare il paese entro 7 giorni, in modo tale da raggiungere più rapidamente la Germania. E sull'emergenza migranti a Budapest, Beppe Grillo punta il dito contro Angela Merkel. Ha mentito e illuso migliaia di profughi, gettato l'Ungheria nel caos, scrive sul suo blog il leader del Movimento 5 Stelle. Grillo difende così il governo ungherese che ha blindato la frontiera con i muri antiprofughi e accusa la cancelliera anche per l'emergenza ai confini tra Italia ed Austria. Sempre all'attacco, ma questa volta di Palazzo Chigi, invece Matteo Salvini, senza regole e limiti sull'immigrazione e il caos, gli italiani sono arrabbiati, presto reagiranno, ha detto. La Lega alimenta il seme del razzismo, risponde il ministro dell'Interno Alfano, che guardando all'Europa spiega: siamo ad un bivio decisivo, l'Europa è solidale, responsabile o non è e non sarà mai tale. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha risposto al monito di Bruxelles arrivato dopo l'annuncio del taglio delle tasse sugli immobili fatto dal governo. Quando c'è da parlare di immigrazione, quelli di Bruxelles sono tutti in ferie, ha detto Renzi. Quando si parla di tasse si svegliano tutti insieme. Le tasse le abbassiamo da soli, non ce lo facciamo dire dall'Unione Europea cosa tagliare e cosa no. Ribadendo anche che il 16 dicembre gli italiani pagheranno la seconda rata della TASI e quella sarà il funerale delle tasse sulla casa. La legge di stabilità sarà valutata in autunno, la replica della portavoce della Commissione agli affari economici dell'Unione. A Palagonia in Sicilia si sono svolti in un clima di rabbia, di polemiche, di tensione i funerali dei coniugi uccisi nella loro villetta durante una violenta rapina. Sul fronte delle indagini si continua a lavorare a tutto campo senza escludere nessuna ipotesi, anche quella locale. Ad affermarlo il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera, che coordina le indagini della Polizia di Stato. Dell'assassino fino ad ora è indiziato un ivoriano 18enne, ospite del CARA di Mineo, che non avrebbe agito da solo e che, secondo gli investigatori, avrebbe anche violentato la donna prima di ucciderla. Prima di chiudere, la nazionale di calcio, che domani sera sarà impegnata a Firenze contro Malta, attuale fanalino di coda del girone di qualificazione agli europei di Francia 2016. Non abbiamo alibi, dobbiamo vincere, ha detto alla vigilia il CT Conte. Gli azzurri, che domenica affronteranno la Bulgaria, devono guardarsi dalla Norvegia, che insegue a 2 punti. Conte dovrebbe schierare il tridente formato da Pellè, Eder e Vasquez, mentre a centrocampo, per la prima volta nella sua gestione, il CT sembra intenzionato a far convivere Pirlo e Verratti. Domani sera dunque a Firenze, Italia-Malta. Mezzanotte e 56 minuti, chiudiamo questa edizione, vi lascio alla seconda parte del film.